licenziarci, noi abbiamo trasformato in lotta anche i momenti di svago. E se siamo alle 2 di notte a dar vita a questa particolare movida che si chiama lotta di classe, è semplicemente per dirgli che possiamo essere ovunque in qualsiasi momento che decidiamo. Siamo arrivati a 3 anni di assemblea permanente. Oggi siamo qui quindi per festeggiare, perché dopo 3 anni di lotta, se siamo ancora in piedi, c'è qualcosa da festeggiare. Regaliamo anche alla comunità che da 3 anni sta attaccata a questa vertenza. Il 18 settembre 2021 abbiamo fatto questo corteo per Firenze, dove abbiamo appunto portato 40.000 persone. Era da tantissimi anni che no, a Firenze non venivano portate 40.000 persone in piazza a protestare, e l'abbiamo fatto quasi esclusivamente noi, senza nemmeno di tantissimo aiuto, diciamo, dal sindacato esterno, e ci ha aiutato molto anche in virtù poi della sconfitta dei licenziamenti. Non è facile riassumere brevemente come è stato possibile avere 40.000 persone subito in piazza. L'organizzazione sindacale all'interno della fabbrica era un collettivo molto attivo da anni. È una fabbrica che coltivava le relazioni sociali attorno a sé, con le squadre giovanili di calcio, con le altre lotte operaie, con le lotte antifasciste, con le lotte ambientali. Eravamo anche persone che lavoravano 8 ore in fabbrica, ma che quando uscivano dalla fabbrica avevano ancora abbastanza tempo, abbastanza energia per fare altre cose, proprio perché eravamo riusciti a tenere sotto controllo i livelli di sfruttamento in fabbrica. La seconda cosa è perché siamo stati licenziati subito dopo il lockdown. In Italia si erano persi 1,5 milioni di posti di lavoro silenziosamente, e il fatto che noi abbiamo detto che la lotta non era solo per noi, ma per questo 1 milione di posti di lavoro persi, e che noi dovevamo diventare un elemento di riscatto, tant'è che il nostro slogan è "Insorgiamo, Rise Up". Succeeded in make the companies to retire the redundancies, but then we entered into a limbo because the company didn't bring back the work, all the machineries with everything inside a factory that is a new factory where have been done a lot of investments in the last decade. After 2 weeks, there was a demonstration with 50,000 people participating in Milan for the climate camp. We went there and we find a climate movement with ears very open to our position and that immediately support us. From that moment we created a connection with the climate movement in order to build an alternative to this vacuum. Opened completely the discussion about, okay, what do we produce and why we shouldn't restart the production in an ecological way. Nel frattempo era subentrato un imprenditore che voleva fare delle produzioni anche ecologiche. Questo personaggio si chiamava Francesco Borgomeo.
Crediamo che questo proprietario attuale non sia venuto per promuovere un piano industriale nuovo, una nuova vita per la fabbrica, ma per fare speculazione. Quando abbiamo visto che lui non faceva niente, non c'erano prospettive per lo stabilimento, noi abbiamo pensato di fare un progetto nostro di reindustrializzazione che andasse nella direzione dell'ecologia. È da lì che è nato il discorso del cargo bike e dei pannelli fotovoltaici. Chiaramente noi, essendo operai, non era facile tirare fuori un progetto a livello tecnico e per questo siamo riusciti a mettere in contatto il mondo della ricerca così con il nostro mondo di lavoratori. Sant'Anna di Pisa, per esempio, è un'università, è stata molto importante per lo sviluppo del nostro progetto. Non solo ricercatori accademici, ma anche attivisti allo stesso tempo. La competenza tecnica nell'immaginarsi un futuro diverso debba essere sostenuta anche da una visione politica della realtà, perché del tecnico ce ne facciamo poco se non abbiamo anche una visione verso dove vogliamo andare. We formed a social mutual aid workers association in order to have a link between the surrounding citizens and the factory in order to help each other and in order to start some kind of self-production plan. If we form horizontal energy community with this solar panel so that we can reach agreements with the community and, for example, we can stimulate the energy community also to form social mutual aid association in order to create mutual assistance not only about the energy but also on other process of life, like for example say psychological support, credit, interpersonal credit with no tax interest in the community and so on. Entra a questa discussione, ovviamente c'è la necessità di avere un polo di ricerca e di sviluppo, perché a oggi il pannello fotovoltaico molto spesso è costruito dalla Cina con lo sfruttamento sia dei lavoratori sia del territorio. Quindi noi in fabbrica, oltre che inizialmente a produrre pannelli solari classici, ci proponiamo di recuperare pannelli vecchi esausti, ma ci proponiamo anche di fare una ricerca e sviluppo perché la tecnologia classica sul pannello fotovoltaico va abbandonata. Dobbiamo trovare nuovi materiali per poter sfruttare le energie naturali. Nel capitalismo questo prodotto, la cargo bike, rischia di essere un prodotto di nicchia, cioè solo per persone molto ricche, quindi cargo bike di 7, 8, 9 mila euro di costo, o dall'altra parte un prodotto di sfruttamento per i fattorini che vanno in giro a portare pesi, ma difficilmente la cargo bike in questo sistema riuscirà ad essere, insieme agli autobus, insieme ai treni, un mezzo di transizione reale alla mobilità sostenibile. Per fare quello ci vuole un cambiamento sociale e quindi noi vogliamo una cargo bike democratica, socialmente accessibile, ma non è soltanto un problema di prezzo, è un fatto che l'intero sistema di sviluppo che ruota attorno alla macchina deve essere socialmente cambiato. The answer of the ownership was to stop to pay any kind of wages. So we stayed from October 22 to July 23 without the payment of any kind of wages. We are workers under contract. We cannot even appeal for unemployment benefits. A lot of people were forced to resign to look for other jobs. But we also had our social mutual aid cash that we created in order at least to give assistance to the ones of us that didn't have, for example, another wage at home if we restart with the production. The reality is that this social plan, it's a way to force the public intervention, because for the Italian law, if we restart the factory in this way, the Italian state is quite forced to put capital into the cooperative, but the cooperative still remain under workers control. La legge italiana impone, per entrare in possesso della fabbrica, di avere una trattativa economica
con l'attuale proprietario Francesco Borgomeo. Ma noi non disponiamo di tutti i soldi che la fabbrica vale e quindi c'è bisogno o di un altro soggetto privato che fa una proposta d'acquisto alla nuova proprietà o altrimenti appunto l'intervento pubblico. Siamo tutte GKN! Ma non ci accontenteremo dell'intervento pubblico solo per GKN, lo pretenderemo e lo pretendiamo anche per voi e per noi. Un intervento pubblico diverso dalle forme già esistenti, che negli ultimi anni hanno finanziato banche e aziende produttrici di devastazioni climatiche e morte di popoli. La cooperativa è lo strumento attraverso cui l'assemblea dei lavoratori diventa assemblea di produttori che decidono democraticamente cosa fare, ma l'assemblea dei produttori si collega al resto della società attraverso le assemblee degli azionisti popolari, che sono movimenti sociali, cittadine e cittadini, singoli, radicali, politicizzati, non politicizzati, che provano ad avere un finanziamento, un supporto, ma anche un controllo sulla fabbrica. Vogliamo che ci sia anche il capitale pubblico. Questo intervento pubblico noi l'abbiamo pensato attraverso un consorzio, e da qui la nostra proposta di legge, che dà la possibilità alla Regione Toscana e appunto a un consorzio, ad altri soggetti pubblici e privati, di mettersi insieme e di promuovere la proposta d'acquisto. La nostra immaginazione arriva fino a qui, alla sostituzione di un modello di sfruttamento, guerra e ingiustizia, con un modello di produzione socialmente ed ecologicamente sostenibile, con un controllo popolare. È stata lanciato un altro licenziamento che doveva avere effetto dal 1 gennaio 2024. Quindi è stato chiamato un grande evento per Capodanno, a cui noi calcoliamo che abbiano partecipato circa 7.000 persone, e due giorni prima il Tribunale aveva dichiarato nuovamente illegittimi i licenziamenti e quindi i licenziamenti erano stati sconfitti. Quest'anno abbiamo fatto il secondo festival di letteratura working class, è un evento unico in Europa. L'anno scorso abbiamo fatto la prima volta in fabbrica e abbiamo avuto più di 3.000 persone in tre giorni. Quest'anno abbiamo deciso di rifarlo. La notte del lunedì di Pasqua, misteriosamente alcuni ignoti hanno sabotato la cabina elettrica scassinandola. Non sappiamo chi è stato, però casualmente la proprietà voleva staccare la luce. E quindi ci siamo trovati a cambiare tutta l'organizzazione del festival in pochissimo tempo, a spostare tutto fuori dai cancelli della fabbrica, a prendere dei generatori a benzina per poter alimentare. E però sono successi alcuni miracoli. Il primo è che il festival è riuscito e abbiamo avuto quest'anno più di 5.000 persone. Il secondo è che il sabato sera dal festival siamo partiti in corteo per raggiungere il centro di Campi e abbiamo avuto un corteo di 5.000 persone. Il terzo è che dei solidali della rete ambientalista sono partiti dalla Germania in furgone e ci hanno portato dei pannelli fotovoltaici. Gli operai hanno saldato i telai per i pannelli e la domenica il bar dell'associazione di promozione sociale che sta dentro la fabbrica è ripartito a energia solare, tuttora funziona a energia solare. Qui non si sconderà per questa parte.
manifestazione il 18 maggio a Firenze. È stata importante nei numeri, noi abbiamo stimato ci fossero 10.000 persone. Non è la manifestazione più grossa che abbiamo fatto, ma sicuramente una delle più significative proprio per il livello di grossa difficoltà e di stanchezza in cui eravamo. Questo ci ha dato una nuova trend ascendente, per cui abbiamo iniziato l'occupazione della regione. Poi le tende si sono spostate in centro a Firenze per avere più visibilità ed è iniziato lo sciopero della fame di 3 operai CKN. Per forzare il tempo e per spiegare che loro usano il tempo contro di noi, allora noi ci mettiamo in sciopero della fame per dimostrare quanto questo tempo sia usato contro i nostri corpi. Lo sciopero della fame è andato avanti 13 giorni. Al nono giorno uno dei nostri si è sentito male perché gli si è alzata la pressione minima e ha cominciato ad avere delle palpitazioni, quindi è stato portato all'ospedale. Noi abbiamo continuato lo sciopero della fame. Le rivendicazioni erano le stesse che sono state portate durante gli ultimi mesi di vertenza. Gli stipendi, prima di tutto, il commissariamento di GKN da parte del governo e l'approvazione della legge regionale per la creazione di un consorzio pubblico. Queste tre rivendicazioni sembravano fantascienza quando abbiamo iniziato questa lotta. Ma ci sono delle significative crepe nel fronte opposto. Primo, la regione ha stanziato 3.000 euro per far passare l'estate a lavoratori senza stipendio e questo ci dà del tempo. Secondo, si parla pubblicamente e chiaramente della possibilità del commissariamento e del fatto che potrebbe andare bene anche alle attuali istituzioni, ma che bisogna trovare le norme tecniche per farlo. E terzo, la legge regionale è attualmente in discussione presso il Consiglio regionale. Ho vinto anche sul piano legale, perché dei ricorsi che erano stati fatti contro la proprietà, contro Borgomeo, che rivendicavano il fatto che i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto a uno stipendio, sono stati vinte alcune cause individuali. Quindi la sensazione è che proprio quando la notte sembrava più buia, in realtà si iniziano a vedere un po' di segnali dell'alba. La cargo bike per noi è come un volantino, è come un documento che testimonia gli obiettivi della lotta. Infatti stiamo facendo queste cargo bike, sono dei prototipi, e le portiamo a giro e con quelle ci facciamo assemblee. Abbiamo fatto un'assemblea a Brescia molto partecipata, a Roma molto partecipata, con l'associazione dei ciclisti di Roma che lottano per una viabilità diversa che non uccida i ciclisti. E la cosa bella è stata vedere i ciclisti che usano le cargo bike spiegare a noi come migliorare la cargo bike per essere migliore per loro. Quindi la fabbrica socialmente integrata è anche una forma di pianificazione dove chi usa la bicicletta aiuta il produttore e il produttore a sua volta si basa sulle indicazioni delle associazioni, dei ciclisti o altro. Noi, come si dice, ci sa sete di un mondo diverso che passa attraverso l'allontanamento della visione della guerra come soluzione, come espansione della politica, come chiamano, contro la violenza di genere, contro la violenza, contro lo sfruttamento dei lavoratori, contro l'inquinamento. Cerchiamo insomma di mettere insieme tutte le necessità e, come si dice sempre, convergere per insorgere verso una nuova visione del mondo. Bisogna riuscire a creare un fronte comune tra vari lavoratori con vari interessi, tra l'ambiente, tra la società, contro la guerra. Bisogna cercare di fare un fronte unico, perché per vincere contro una società capitalistica dobbiamo ritrovare i rapporti di forza. Molto spesso i lavoratori combattono separatamente, gli attivisti per il clima combattono separatamente, così non possiamo vincere. E quindi l'importante è provare a capire come tessere la tela dell'unità, delle lotte, e cercare di fare quello che veniva fatto negli anni 60, negli anni 70. Non c'è una ricetta nuova. In primis bisognerebbe sempre chiedersi che tipo di persone vogliamo essere durante la vita. Attraverso la domanda si cerca di agire nel modo più armonioso possibile. Se noi cerchiamo di avere un approccio empatico, riusciamo a essere molto più incisivi. In un mondo in cui vige il divide ed impera, noi rispondiamo con tocca uno, tocca tutti. Se sfondavano qui in GKN, sfondavano dappertutto e in noi vedevano un futuro, una riscossa. Quello che succede qui può succedere ovunque. Il lavoro negato, gli stipendi spariti, le infamità raccontate sul collettivo di fabbrica
sono le stesse dinamiche che sentiamo sulla nostra pelle di persone trans. La frocia e il frocio hanno determinati lavori, la donna fa determinati lavori, quindi è ancora forte nella nostra società la discriminazione di genere, e per me è stato importante rimanere in quel posto. Tiziana, voi siete da 7 mesi senza stipendio. Tu in questa lotta scegli ogni giorno di continuare a esserci, e lo scegli da donna. Ci dici cosa significa essere una donna in questa vertenza? Oh, sono in lotta perché non voglio mollare e voglio continuare a rappresentare quel mondo di generi differenti in questa lotta esemplare. E non soltanto è la storia del movimento operaio, ma fa parte della storia della cultura italiana, e questo penso che sia una delle ragioni per cui siamo tantissimi oggi in piazza, perché ci riconosciamo in uno sciopero come un grandissimo anche appunto momento di lotta, ma anche di immaginario. In this GKN cooperative factory for showing what the future should look like. When we phase out and transform the sectors that are heavily fossil fuel dependent, workers cannot be left behind. No one must be left behind in the green transition. And that is what climate justice means. The same system that exploits the planet and our natural resources also exploits people, especially most marginalized groups and workers. So that is why we must stand together, because that is the only way we will be able to win over this fascist capitalist system that does not work in our favor. Presentiamo oggi la sintesi del progetto industriale. È il risultato di un lavoro di 2 anni, una delle precondizioni fondamentali a partire dalle quali questo piano è sempre stato elaborato fin dal suo inizio, e cioè la sostenibilità non soltanto economica, ma la giustizia sociale e la giustizia ecologica. Luglio 2023 creiamo GFF, che è la protocooperativa. Marzo 2024 raccogliamo finanziamento agevolato di Banca Etica nei confronti dei clienti che acquisteranno i prodotti GFF. Primavera 2024 iniziamo a raccogliere preaccordi non vincolanti con comunità energetiche, aziende sui pannelli che verranno prodotti da GFF. Noi ci siamo focalizzati su 7 tipologie di pannelli, quindi è una linea che è in grado di produrre sia i pannelli cosiddetti standard, quelli che dovranno competere con la concorrenza cinese, sia pannelli custom, quindi possono essere pannelli doppio vetro, pannelli rosso coppo, quelli che vengono collocati sui tetti dei centri storici, e pannelli completamente neri. E poi, 7ª tipologia di pannello, i cosiddetti Building Integrated Photovoltaic, cioè i BIPV. I preordini raccolti dalle comunità energetiche italiane, spagnole, greche, tedesche e così via, ci consentono già di coprire il 62% della produzione di pannelli standard del primo anno di attività. Recupero Pannelli è la direttrice che ha utili netti assicurati, ed è per questo che altri attori si stanno muovendo su questo mercato, ed è anche per questo che il tempo rischia di scadere anche per il progetto di reindustrializzazione. Poi veniamo alle cargo bike. Qui siamo più in difficoltà, cioè dobbiamo arrivare almeno all'85% della produzione e della vendita delle cargo bike. Massimo sono 400 cargo bike all'anno, ma è un dato che non ci preoccupa assolutamente, perché abbiamo le altre 3 direttrici e soprattutto perché i segnali che abbiamo dal mercato sono ottimi. È stata una cosa nuova, non sempre bella, capire come si fa un business plan,
ma la cosa più bella, ve lo garantisco, è costruire un business plan dove si parte dal costo del lavoro e non si arriva per ultimi a calcolare il costo del lavoro. Questo piano industriale è maturo. Un minuto di più inizia a marcire. Siamo a un livello di dettaglio in cui se tu fai delle consulenze le paghi sulle materie prime, poi dopo un po' scadono, se hai dei preventivi in linea scadono, e lo stesso azionariato popolare è duro a continuare a dire alle persone aspetta, 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 non è possibile. E oggi il gruppo di lavoratori che riparte è un gruppo di lavoratori in difficoltà emotiva, psicologica, anche professionale per alcuni aspetti, che deve reinventarsi. Ci vuole un intervento pubblico. La deadline è il 15 novembre 2024. In assenza di novità sostanziali, il progetto sarà messo a verifica e ne sarà valutato l'abbandono. Le manifestatrici e i manifestatori di interesse dell'azionariato popolare e della protocooperativa GFF approvano il progetto industriale così come è stato presentato nell'assemblea odierna, 13 ottobre 2024. Per cui favorevoli, grazie, contrari, vabbè, completiamo, astenuti, grazie. Loro ti tengono a produrre quello che vogliono loro, armi, economia fossile, e tu in quanto lavoratore sei costretto ad accettare perché hai bisogno di un salario. Bisogna già da oggi non accontentarsi solo di portare a casa il salario se una produzione è inquinante o prepara la guerra, perché questa è la ricetta per la sconfitta finale. Anche se sembra che puoi sopravvivere. Il consiglio è quello di non aspettare di essere senza lavoro per parlare di transizione ecologica e produttiva. La prima cosa penso sia davvero provare a creare delle connessioni con tutto il movimento climatico e con tutto quel pezzo, diciamo, di società che effettivamente ha delle idee rispetto a quello che potremmo e dovremmo produrre, che potremmo fare. Chi lavora, per esempio, nei mezzi di trasporto pubblici dovrebbe fare assemblee congiunte col movimento climatico per sviluppare movimenti di lotta per ferrovie pubbliche, autobus pubblici, metropolitane pubbliche, biglietti gratuiti, perché è nell'interesse di chi lavora in questo settore che si sviluppi. The end of 2022, a group of climate activists in Germany got together and committed themselves to actually change something within the public transport sector, but also to rebuild a climate movement and to build a common strike movement between workers and activists. The first thing we encountered was a huge skepticism. So in Cologne, there was a unanimous decision by the union that there was going to be no collaboration with climate activists whatsoever, full stop, end of story. We launched a petition for better working conditions and huge investments into public transport. We went through buses and trams and like places where people were dependent on public transport. And this way we reached over 40,000 people in one-to-one conversations. And we managed to really build a movement around it because people were coming to our assemblies and we managed to make it a point of conversation months before the strikes were even happening. For the workers, it was a really important moment where they would see that their cities were rallying behind them. By spring of 2024, we had this movement of joint meetings between climate activists and workers, town assemblies in 30 different cities. We had
60 cities that were in some way participating in this movement. And then on the 1st of March, we had this joint strike day, Fridays for Future and the trade union Verdi, not just on the same day, but in the same place. We were up at 3 a.m. opening up the picket line, putting on the fires. We had coffee with us. We helped organize the food, but also strike assemblies and speeches. In Berlin, one worker came to me, he was like, I've been striking for like 40 years. I've never seen anything like this. First of all, for the whole UK contingent that have come today, can I send solidarity and thank you to the workers that have occupied this factory for 3 years. London Underground, a few years ago, when the pandemic hit, the rank and file workers laid out a set of demands. We want the gates open. We want all the ticket machines turned off. We are refusing to handle cash. And we want to basically have enough space so we're not crowded. Therefore, we want less people in work and we want to work 4-hour days. The workers didn't wait for the bosses to say yes. It was implemented by the workers within a couple of days. And for over 2 years, that's how we worked. If we can run our workplaces like that, which we know we can, then we can also run society like that. In the 1930s, dockers in the UK refused to load ships that were sailing to Franco's Spain because they believed that the material on them ships could be used by Franco for weapons. In the 1970s, factory workers in Scotland refused to fix Rolls-Royce engines that were going to be flown to Chile to help Pinochet in his brutal oppression of socialists and democrats in Chile. If we can do it then, why can't we do it now? Why haven't we done it in the last 12 months of Palestine? And when are we going to start doing it for climate change and to save the planet? La transizione in qualche modo ci sarà. Il punto è chi ne perderà, chi ci guadagnerà e come ci ritroveremo una volta che in qualche modo sarà stata fatta. Forse il consiglio migliore è riuscire ad organizzarsi internamente in maniera funzionale, riuscire a mantenere, ecco, anche una lucidità rispetto a quali sono gli obiettivi e non mollare, perché poi alla fine, la differenza la fa quando molli e se molli.